tutti ragazzi, benvenuti sul canale Noisy Boy. Dunque, oggi siamo qui in compagnia della Z800E version di Ale, perché ovviamente anche lui ha bisogno di un bel video con dei pro e dei contro. Così, per chi volesse sapere qualche informazione riguardante questa moto, può benissimo guardare questo video. Allora raga, questa qua, come detto prima, è la E version, quindi è la versione che è depotenziabile. A differenza della Z800 normale, che ovviamente non è depotenziabile, non ha gli steli regolabili. Questa è l'unica differenza che, vabbè, amen, pace l'anima. Sull'anteriore abbiamo due bei dischi semiflottanti, gli steli rovesciati, che affondano il giusto, perfetti, e l'ABS della Nissin. Sul posteriore abbiamo sempre un mono regolabile. Lo scarico che monta è dell'HP Corse, e senza DB Killer, raga, fa una paura che non potete capire, dopo lo sentite. 4 cilindri, 95 cavalli, di pura ignoranza. E buon. Direi che, raga, è strepitoso, cazzo, fa paura. Ti viene voglia di usarla proprio, mens. Adesso andiamo a farci un bel girettino. Opla. I 95 cavalli, raga, sono erogati in modo strepitoso grazie ai corpi farfallanti doppi. Fiero. Madonna Dio. Che tu dici? Vabbè, adesso arriva la coppia, no? E invece, madonna, arriva dopo, e quando arriva, Dio caro, sparisci proprio dalla terra. Chiave sulla luna. Boing. Il punto davvero forte di questa moto è sicuramente l'assetto e il sistema di sospensioni frenante. Moto strafluida, anche se, tra virgolette, un punto dolente di questa moto qua, o come di tutte comunque le Z, che è il peso, non si fa troppo sentire. Ecco, io pensavo molto di più, invece, raga, c'è, cioè, ma tranquillissimo. Diciamo che l'assetto compensa l'elevato peso. La sella direi che è epica, è proprio comodo, cazzo, ti viene voglia di fare i viaggi. Colgo l'occasione per anche ringraziare i ragazzi che dopo vedrete, che sono venuti al, tra virgolette, non dico raduno, però avevo messo su Instagram una pic. Seguiti su Instagram. Madonna Dio. Avevo messo su Instagram uno stato, minchia, mezz'ora prima del ritrovo, con scritto: boh, venite a trovarmi che c'è il test della Z. No, alcuni sono venuti, eh. Dio caro. Ero in prima a regolare i gas, in prima in rotonda, Tammas. E niente, quindi mi ha fatto strapiacere vedere un po' di gentuzza. Apri, porco. Mamma, raga, ha perso posteriore, non potete capire. Mamma mia. Cioè, c'è proprio una differenza di erogazione tra il 701, l'MT-07 e questa, che è una roba allucinante. Allora, 701, apri il gas, ti penti, perché ti tira una manata, uno scaldabagno di quelli allucinanti. Madonna, pensavo di alzarlo. Poi l'MT-07 ha sia ai bassi sia ai medi, poi agli alti basta. Qua ai bassi, raga, non esiste, cioè vai proprio tra. Poi ai medi arriva, poi madonna cara, ti arriva la botta agli alti, che è allucinante. Oh cazzo, stavo cadendo la pedana. Passiamo davanti ai Bombers. Mamma mia. Fa davvero paura, raga, fa paura, cazzo, è bellissima. Cioè, è strabiliante. Poi d'assetto è stupendo, cazzo. Io l'ho sempre detto che se non avessi preso l'MT, questa qua è una moto della Madonna da prendere.
mamma, no, fatemi scendere, cazzo. Madonna Dio. Ti coinvolge, cazzo, ti coinvolge troppo sta moto, è allucinante, sembra di essere a casa con l'MT. Senti che sound, Dio caro, senti che roba. Poi il cambio non si inceppa, è precisissimo, madonna. È allucinante. Raga, perdonate tutte le madonne e tutti i santi. Ma ti viene voglia proprio di... Cazzo, tacci dentro, puttana ladra. Madonna, Dio. Madonna Dio! Dunque, parliamo un po' di prezzi adesso. Che bella questa moto, raga. Costa 8.100 più o meno, 8.004 con il depotenziamento, perché ci devono sempre marciare di cazzarola. L'unico davvero punto di deboli di questa moto sono i consumi, ecco, quelli, raga. Cioè, fa tipo 15, capito? Fa 15 con un litro. Figa, ogni volta Ale si deve fermare sui passi due volte. Mentre noi facciamo magari un pieno al giorno, figa, lui ne fa due, raga. È allucinante. Però vabbè, cioè, devi avere la carta pronta per fare il pieno, se no rimani a piedi. Bello. E niente, raga, ovviamente, come sempre, tutti i pro e contro in descrizione. Tutti belli chiari, scritti ta. Poi seguitemi su Instagram se vi fa piacere, per sapere anche, tipo come oggi che ho scritto venite a trovarmi, per sapere i miei giri, che cosa faccio. Vabbè raga, niente, spero vi sia stato utile questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché chi non lo fa è un buffo del merda. Cioè, torniamo indietro, che non so neanche dove cazzo sono finito, Dio. Tac. Bella raga.